Buonasera a tutti, benvenuti. Saluto ovviamente Sua Eccellenza il Vescovo, ho chiesto qui così anche lui porterà un saluto. So che istituzionalmente non so se era previsto, cioè se si faceva oppure no, ma secondo me va benissimo. Saluto spero di non usurpare. Assolutamente. Saluto soprattutto tutte le autorità militari, tutte i rappresentanti delle associazioni, i giornalisti e tutti quanti, anche i consiglieri comunali e i giovani che sono presenti oggi. Come ogni anno è tradizione, nell'ultimo dell'anno, quest'anno l'abbiamo anticipato al 29, spero che non sia niente di anomalo, ma essendoci un sabato e una domenica ho ritenuto che fosse più comodo per tutti fare un discorso di fine anno, che rappresenta un attimo quello che è, non dico un bilancio, comunque un ricordo di quello che è il 2023 e una progettualità per il 2024. L'anno scorso, nello stesso periodo, chi c'era si ricorda che partivamo con una certa ansia. Avevamo aperto questo, avevamo chiuso il 2022 e ci affacciavamo al 2023 per quello che era accaduto alla nostra città a settembre, il 15 settembre, con la tragica alluvione. Un'ansia che sicuramente nasceva da quelle che erano esperienze magari passate, quando spesso la città era costretta a rialzarsi da sola, quando spesso abbiamo dovuto far fronte, anche i cittadini, alle varie esigenze e altre promesse non erano state mantenute. Avevamo in quei giorni le tasche piene di promesse e soprattutto avevamo però delle certezze. La prima certezza è indubbiamente quella di un settore che era quello del volontariato, che anche per quanto riguardava l'evento del 15 settembre aveva rappresentato uno degli artefici più importanti per permetterci di rialzarci. Quindi era soprattutto un grazie a tutti i volontari, a partire ovviamente da quelli della Protezione Civile, dalla Caritas, da tutti quanti i volontari che si erano mossi senza nulla in cambio per aiutare le nostre popolazioni. Un ringraziamento era stato anche rivolto particolarmente alle forze dell'ordine che ci avevano supportato in modo forte, qualunque forza dell'ordine che era presente qui a Senigallia, io lo ricorderò sempre quella notte, compresi soprattutto anche i Vigili del Fuoco. Vedo Mauro Bedini che è stato uno dei primi che quella notte è venuto, io questo non lo dimenticherò mai, quella sera, e al quale devo veramente molto. E ovviamente al di là di questo però non sapevamo quello che sarebbe successo. Avevamo una promessa e la promessa era abbastanza importante. Dopo un anno possiamo dire che qualche soddisfazione, cioè qualche rasserenamento ce l'abbiamo avuto, perché in quest'anno che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto la possibilità intanto di vedere gran parte di quelle che erano le spese che aveva effettuato il Comune. Ricordiamo che avevamo avuto un debito fuori bilancio, che per un Comune è sempre un grande problema, è come a casa, no? Quando si spendono i soldi che non si hanno è sempre un'angoscia, soprattutto se non sai se poi qualcuno te li ridà a casa magari, o qualche parente, soprattutto se non ce l'hai, la speranza è questo. La stessa cosa era per quanto riguardava questo Comune, 9 milioni fuori bilancio se l'avessi detto a qualunque altro sindaco di qualunque Comune in una condizione normale avrebbero fatto non solo tremare i polsi a chiunque, ma soprattutto avrebbero detto che eravamo un branco di matti. Però quei 9 milioni erano stati necessari per ripulire la città e soprattutto per poter anticipare quello che era il contributo di autonoma sistemazione che era stato dato alle popolazioni. Abbiamo avuto la possibilità di non pagare tutto quello che era lo spiaggiato, che nell'alluvione precedente era costato veramente tanto a ognuno di noi, quindi non ci sarà un aumento tari, questo oggi lo diciamo con molta tranquillità. E in questo anno abbiamo cominciato a vedere, dopo molte fatiche, alcuni lavori che indubbiamente, diciamo, modificano quella che è la situazione. Quindi in qualche modo l'inizio si sta vedendo. È evidente che cosa c'è ancora da fare. Non tanto a livello umano, perché credo che la città di Senigallia e i cittadini di Senigallia siano non solo abituati e avvezzi, ma ce l'abbiano all'interno della loro natura la capacità di poter resistere alle avversità. Quanto e soprattutto abbiamo imparato e abbiamo capito che spesso e volentieri si può credere nelle istituzioni, che spesso e volentieri bisogna però rimanere sempre attenti a quello che succede nella quotidianità. Quest'anno non è stato solo l'anno della ricostruzione. Se pensate, abbiamo avuto altri due eventi negativi. Una, l'alluvione del 2023, quella di maggio,
e oggi io posso dirvi con molta soddisfazione che ho avuto la comunicazione alcuni giorni fa, anche attraverso il generale Figliuolo, che Senigallia è stata fatta rientrare all'interno dei comuni che hanno subito danni, perché in realtà sicuramente danni inferiori ne abbiamo avuti, ma ne abbiamo avuti anche parecchi. E poi l'emergenza vento, che avete visto, ci ha bloccato esattamente 3 giorni e che ha portato anche qui ad ulteriori problemi. Quest'anno però è stato anche un anno di grande rilancio, di un grande sguardo verso il futuro. Tutti i settori più o meno sono stati toccati, intanto su quello dei lavori pubblici, perché vedete, essere riusciti in questi giorni a cantierare 6 scuole per un costo di circa 20 milioni, di cui coperti da parte del PNRR di circa 1/3, rappresenta certamente un motivo di grande orgoglio per la nostra società. Le strade, abbiamo messo a posto, semplicemente ne cito alcune, le più semplici, che sono sostanzialmente la parte relativa alla Statale Nord, del Cesano, per citare anche l'entrata della vecchia Corinaldese, per sistemare sostanzialmente anche parti del lungomare con le ciclabili. Anche lì sono stati ulteriori milioni che siamo riusciti a mettere in campo, questa volta non provenienti da aiuti di terzi, ma attraverso una maggiore attenzione, come ho detto più volte, a quello che era il gettito fiscale. Perché, vedete, non è molto simpatico spesso e volentieri assumere degli incarichi, ma il fatto, e tra questi c'è anche quello di andare a sanzionare o a reperire quelli che sono fondi che non erano stati mai incassati. Senigallia passa da un recupero dell'evasione da 250.000 euro fino al 2021 a 1.800.000 oggi, ogni anno, e probabilmente nel prossimo anno, perché ieri ci sono stati ceduti da parte di un soggetto che doveva darci del denaro 1 milione di euro, quindi fondamentalmente saranno di più, per quanto riguarda appunto l'anno 2023. I dati del 2023 li avrò definitivi ai prossimi mesi del 2024. È stato un anno estremamente importante anche sotto l'aspetto culturale e sociale. Sotto l'aspetto culturale e sociale, dividerei questo aspetto sotto 3 elementi. Sotto l'aspetto culturale e turistico avevamo bisogno di dare un'immagine della città certamente diversa da quella che avveniva sulle televisioni. L'ho detto più volte, qui sono passate di tutte le televisioni, da quelle nazionali a quelle locali. E mi sono reso conto che in realtà la nostra immagine poteva essere appannata, soprattutto per una città che vive di turismo, dal fatto che ogni volta che c'era una disgrazia in giro per l'Italia, accanto ai sindaci che erano stati colpiti, compariva il mio faccione. Mi è successo con Ischia, poi mi è successo con l'Emilia Romagna, poi ho detto basta, perché se continuiamo così sembra che porto male io o comunque la mia città. E si è cercato di cambiare un certo tipo di trend. Ecco perché la necessità di fare degli eventi abbastanza evidenti durante il periodo estivo, per cercare soprattutto di dimostrare che questa città era in grado ancora di accogliere chi voleva venire a trascorrere delle ore serene nella nostra città e chi conosceva questa città come luogo e conosce questa città come luogo del divertimento, perché Senigallia è luogo di riposo, di villeggiatura, è una città che principalmente vive di turismo, per cui tutto questo era importante darlo. Il risultato, ieri ne abbiamo discusso in Consiglio Comunale, ha comportato una diminuzione di presenze del 4%, che francamente per una città rispetto al 2022, per una città che usciva da un'alluvione come quella, da una rappresentazione mediatica così forte a livello nazionale, è un ottimo risultato, come possono dire anche gli operatori economici che vivono in quel settore, perché le aspettative erano certamente peggiori rispetto a quelle che avevamo. Siamo riusciti anche in questa fase a sottoporci a quello che era ad affacciarci nel mondo e quindi praticamente la presenza degli americani non è stata cosa piccola, aver portato qui tour operator americani per oltre 200 persone è stato un qualcosa che ha promosso certamente l'immagine della nostra città. Sotto l'aspetto sociale io devo ringraziare l'Unione dei Comuni e i dirigenti dell'Unione e i dipendenti dell'Unione dei Comuni, perché credo che hanno saputo fare in maniera estremamente valida rete con quelle che sono le realtà presenti sul territorio, non solo di volontariato, ma nel mondo della cooperazione e anche nel mondo delle istituzioni. Penso ad esempio a quelle che sono, no? La Fondazione Città di Senigallia, ma prevalentemente l'Opera Pia Mastai Ferretti, che per noi è stato sempre un interlocutore fondamentale, che ha permesso
di poter dare delle risposte serie e puntuali, tanto che non dico che non abbiamo avuto problematiche, però siamo riusciti a rispondere con molta attenzione a quelle che erano le esigenze che ci venivano proposte. Dal punto di vista dei giovani, indubbiamente ce ne siamo interessati e discussi e ci siamo posti molte volte alcuni dubbi. Io guardo principalmente voi, anche perché con Sua Eccellenza il Vescovo abbiamo discusso qualche giorno fa per una riunione che solitamente lui promuove in modo molto positivo prima di Natale. Il problema dei giovani è l'avvicinamento dei giovani alla res pubblica, alla cosa pubblica, è un qualcosa che in qualche modo è necessario, che è necessario ed è sempre più importante che possa avvenire e che deve soprattutto cercare di rappresentare delle idee nuove che possono entrare nella gestione della città. Non parlo di politica, la politica spesso e volentieri viene accomunata ad una divisione partitica che ha poco senso sotto certi aspetti, soprattutto se ci troviamo sul posto locale. Politica è quella che era la concezione etimologica che c'era un tempo, no? Quello appunto di una gestione della polis, quello che avveniva nella vecchia Grecia quando la gestione avveniva tutta all'interno di un'agorà, cioè erano i vecchi artigiani, contadini e pescatori che la sera stanchi al lavoro arrivavano e si preoccupavano di come gestire questa società, e quella forza fu sì che Atene vinse Sparta, che era invece una città che era determinata, verticistica, era una città assolutamente dittatoriale. Dicevo, l'avvicinamento ai giovani è una cosa estremamente importante, soprattutto cercando di capire come poter colloquiare e come poter superare quelli che sono gli ostacoli rappresentati oggi dalla nostra tecnologia. Non a caso, sempre quest'anno abbiamo portato avanti delle tematiche che in qualche modo facilitano questo avvicinamento, non solo dei più giovani, ma anche dei più di tutti i cittadini alla nostra attività. Ed infine, ultimo ma non ultimo aspetto, perché questo è un qualcosa estremamente importante, abbiamo cominciato a ridisegnare sia sotto l'aspetto ambientale che sotto l'aspetto urbanistico quello che sarà la Senigallia del futuro. Abbiamo lanciato un piano delle opere pubbliche, soprattutto per quanto riguarda un piano del nuovo lungomare, che credo nei prossimi giorni verrà illustrato alla città. Stiamo valutando un nuovo piano regolatore. Abbiamo modificato quello che è il piano del verde e sotto questo aspetto abbiamo cercato con particolare attenzione di porre attenzione a quelle che sono le strutture più vulnerabili della nostra città, quindi principalmente i fossi e le strutture secondarie. Una considerazione particolare vorrei porla anche per il corpo dei nostri vigili urbani, che sostanzialmente spesso, troppo spesso, viene vessato, perché sostanzialmente verso i quali spesso i cittadini se la prendono per le multe. Io ho visto un grande attaccamento, un grande risultato che è stato portato avanti, non tanto a livello sanzionatorio, quanto soprattutto per il nuovo ricambio generazionale che c'è stato. E a proposito di ricambi, non posso che salutare il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri, il nuovo responsabile, il nuovo comandante appunto della Polizia, il nuovo responsabile della Guardia Costiera, mentre gli unici che mi sono rimasti più o meno, come l'anno scorso, Guardia di Finanza e la Polizia dietro. Quindi è stato un grande cambiamento. Il 2024, quindi, tutto questo mi fa vedere in modo molto positivo il 2024. Lo sguardo è meno ansioso di quello che era l'anno scorso. Lo sguardo è molto più sereno, anche se ovviamente questa è una città che pone sempre a posto sempre delle problematiche. Questa è una città che sostanzialmente ha delle criticità come un po' tutte le realtà che ci sono. Però abbiamo avuto modo di poter saggiare in voi che siete qui presenti, nelle associazioni di categoria, negli imprenditori, nelle persone che lavorano nel volontariato, nelle persone che vivono quotidianamente nella città, una grande risorsa, quella risorsa che ovviamente ci permette di vedere quello che potrà accadere domani, come cambierà questa città nel 2024. Gran parte delle opere di cui vi ho detto andranno avanti, abbiamo utilizzato soprattutto il periodo di questo periodo invernale, soprattutto il periodo di Natale e dell'ultimo dell'anno per avanzare con alcuni lavori importanti relativi soprattutto ai plessi scolastici. Sapete che ieri abbiamo acquistato dalla Regione Marche l'ex IAT per poter creare un parcheggio multipiano che verrà realizzato nella parte dietro la stazione.
Sarà una struttura che ci permetterà soprattutto di poter togliere parte del traffico all'interno della città, quindi andare verso una gestione molto più normalizzata di uno dei punti che sono più carenti. Non è stato l'unico aspetto. Ieri c'è stato un altro elemento molto importante, è stato dato il via libera alla costruzione di una nuova palazzina per le emergenze dell'ospedale, deliberato all'unanimità all'interno di questo Consiglio. E quindi in modo bipartisan, una cosa che per noi è abbastanza importante, vedo la Croce Rossa che in qualche modo peraltro ci è stata sempre vicina in ogni momento e soprattutto nei momenti dell'emergenza, ma credo che possano meglio comprendere, vedo molti medici che vivono e hanno vissuto questa emergenza, è un qualcosa per la quale abbiamo combattuto da tanto tempo e che penso rappresenti un ulteriore sprono all'interno, appunto, un ulteriore elemento che possa migliorare la vivibilità all'interno di questa città. Ovviamente il resto sarà un aspetto umano, sarà un aspetto soprattutto umano, che è quello che io vorrei sottolineare. E su questo io comincerei con ringraziare le 7 persone che stanno condividendo con me questa esperienza, perché coloro che fanno parte della Giunta dall'inizio, e l'ultima che è Simona Romagnoli, arrivata da poco come assessore al turismo, per star vicino a me non dovrebbero essere sane mentalmente del tutto, nel senso che in qualche modo sanno che pretendo sempre molto, anche così, prima di tutto da me stesso, ma anche da chi è intorno a me, pretendo sempre molto. Pretendo non tanto il risultato, quanto soprattutto il sacrificio, perché credo che poi alla fine chi rivesta un ruolo pubblico abbia questo di compito. Ho sempre detto che volevo persone schive, che non amano tanto essere sotto i riflettori. Voi non sapete quello che soffro io in questo momento, non tanto per parlare in pubblico, sono abituato, ma nel vedere 2 telecamere che sono puntate su di me. Non è che amo molto questo, e neanche loro. Ringrazio anche i consiglieri comunali per quello che fanno, sia maggioranza che minoranza. Usciamo a un consiglio ieri che non è che è stato proprio dei migliori, perché fondamentalmente il ruolo della donna, a mio parere, soprattutto in questo momento, deve essere un ruolo sul quale si deve nutrire il massimo rispetto, non solo nella quotidianità, in quello che diciamo tutti i giorni, ma prevalentemente nelle strutture istituzionali. E il rispetto che ci deve essere anche per le persone e per le regole, che fondamentalmente poi reggono una società civile. Cosa accadrà anche nel 2024 a livello di economia e di sociale? Poi preoccupazione ce l'abbiamo. Uno, per un qualcosa che ci sembra lontano ma è troppo vicino, che è la guerra. Io non lo so quello che pensate voi, per quanto mi riguarda, nella guerra è molto difficile potersi, si deve cercare soprattutto di evitare di giocare a quello che ci facevano fare da bimbi cowboy e indiani, ma cercare di capire che il problema che va risolto è la guerra a se stessa, non tanto chi è che c'ha ragione e chi è che c'ha torto, nella quale possiamo anche avere 2000 congetture, però è necessario che questi massacri terminino. E la preoccupazione maggiore che almeno noi stiamo vivendo è che a queste scene di violenza non finiamo mai di disabituarci. Diventa sempre più normale, così come le notizie che ci vengono date all'interno di una società che diventa sempre più cruda, una società che diventa troppo spesso, arriva a situazioni di estremo disagio, nel senso soprattutto di violenza nei confronti, ad esempio, di quello che è il mondo femminile. Io ritengo che non possiamo più attendere a semplicemente le parole, ma che dobbiamo porre dei comportamenti reali, dei comportamenti fattivi, che servono soprattutto per regolarizzare e per tranquillizzare i rapporti tra noi. Sotto un aspetto sociale ed economico, i dati che ci stanno arrivando, noi ieri abbiamo approvato un bilancio, ancora dobbiamo avere però i dati della finanziaria statale e ancora di più dobbiamo avere i dati europei. Quindi francamente non sappiamo che cosa ci dovrà aspettare, non sono abituato a vedere negativamente, sono convinto e siamo convinti che sostanzialmente potremmo avere meno problematiche di quelle che possiamo pensare, però, ed è questo un aspetto molto importante, credo che l'aspetto solidaristico, il sentirsi tutti quanti una stessa struttura, sentirsi tutti quanti, non dico una grande famiglia perché è sempre brutto parlare di grande famiglia, una realtà unitaria possa certamente aiutarci nell'ambito del nostro territorio. Il 2024 sotto l'aspetto turistico, così vi avverto già quello che sarà un anno un po' chiassoso e un po' difficoltoso per la città.
posso già avvertirvi di quello che succederà a breve, e cioè diventeremo teatro di una fiction che durerà circa 4 mesi, di Canale 5, abbastanza importante. L'annuncio avverrà tra 10 giorni, vedrete dei tabelli polizia o carabinieri, non so che cosa ha messo su un monumento di Senigallia, più o meno questa cosa, ma tutto autorizzato, forse polizia, esatto, non conosco bene ancora la trama, ma credo che sia polizia. Però niente di che, credo che questa operazione possa essere estremamente importante sotto un ritorno economico e turistico per la città, perché sicuramente penso che avrà un grande impatto nell'ambito appunto della collettività. Sarà anche un anno particolare perché, e anche qui mi scuso con i cittadini ma anche con le forze dell'ordine, il raduno europeo dell'Harley Davidson qualche problemino penso che ce lo daranno, dureranno 3 giorni, ma credo che la città un attimino avrà qualche problema. Accoglieremo però, io credo, tutti questi turisti che arriveranno dall'Europa in modo continuativo. Avete già sentito di Simple Mind, conoscete anche quelle che sono le altre manifestazioni, a cui aggiungeremo altre. Questo per dimostrare che Senigallia rimarrà ancora ed è sempre una città estremamente attrattiva, una città dove si vive bene, dove ancora c'è un rapporto umano molto saldo e molto forte, e che credo abbia tutte le risorse e le possibilità per migliorare. Da qui quindi il mio auguri a tutti voi di un 2024 davvero sereno, ma soprattutto felice, quindi un 2024 che possa portare ogni bene a ognuno di voi, un 2024 di crescita per la nostra società e un 2024 che possa effettivamente farci riconoscere una volta per tutte più uniti di fronte a tutto quello che ci è capitato, e non ci è capitato poco. Grazie ancora per tutto quello che avete fatto per Senigallia. Buonasera, ringrazio il sindaco per l'invito e anche per l'invito a rivolgere una parola, è una parola di augurio, questi sono i giorni degli auguri. Gli auguri ci ricordano innanzitutto che parte di quello che accade nella nostra vita non dipende da noi. Dipende da eventi, da avvenimenti, da situazioni che non decidiamo noi, che ci troviamo a vivere. Il sindaco ne ha ricordate alcune, penso come la guerra, no? Che pur non dipendendo da noi però hanno un impatto forte sulla nostra vita. Però gli auguri ci chiedono anche di non dimenticare che c'è una parte della vita che dipende da noi, che è nelle nostre mani. E allora l'augurio per quella parte che non dipende da noi, che mi sento di fare alla città di Senigallia, che non è solo il complesso cittadino, ma comprende anche le realtà più periferiche, al territorio, diciamo, di Senigallia, come pastore di una comunità, quella cristiana, che non si sente estranea alla vita della comunità più ampia. Il sindaco ha anche ricordato, in occasione appunto di quell'evento tragico dell'alluvione, come tra i volontari che hanno prestato il loro servizio generoso e intelligente c'è stato anche quello della Carta. Ma comunque comunità cristiana non è una realtà estranea, è fatta di uomini e di donne che vivono, mi piace ricordare un passaggio del Vaticano II, le gioie, le sofferenze, le speranze di tutti, perché non hanno colore, quindi il mio augurio è che accadano cose belle e buone nella nostra vita, nella vostra vita personale, nelle vostre famiglie, nella vita di questa comunità senigallese. Per quanto riguarda la parte invece che dipende da noi, ecco, l'augurio è che ci sentiamo sempre più parte, ecco, di una realtà,
che, quindi di una vita, di uno svolgimento della vita che non va delegato. Ci sono le istituzioni, sono una realtà preziosa a cui chiediamo appunto di porre attenzione alla vita del territorio, ma non possiamo delegare tutte le istituzioni, non per limitare la loro competenza e la loro azione, ma per supportarla, per accompagnarla, sentirci perché appunto il benessere, come accade nelle nostre famiglie, non è garantito solo dai genitori, ma da tutti i componenti familiari. Io mi auguro, ecco, che cresca sempre di più questa consapevolezza, per dirla con Papa Francesco: da soli non si va molto lontano. Siamo tutti sulla stessa barca, con competenze e responsabilità diverse, però è importante sentirci impegnati a offrire da parte nostra quel contributo che rende la vita di questa città, di questo territorio, una vita sempre più serena per un numero sempre più maggiore di persone e una vita dignitosa. Permettetemi di così esprimere due sogni che, come pastore di questa chiesa, di condividere con voi, due sogni che come pastore di questa chiesa ho, che sono sogni che riguardano anche tutto il territorio. Ecco, la riapertura della cattedrale. La cattedrale è chiusa da più di un anno, dopo l'ultimo terremoto, che ha aggravato notevolmente le ferite che il terremoto del 2016 aveva procurato. L'augurio è che, ecco, da parte delle istituzioni che in questo momento sono così deputate alla ricostruzione, ecco, ci sia una risposta sollecita e anche concreta. Anche perché la cattedrale è un bene di tutti, non è solo un bene della comunità cristiana. Poi la nostra cattedrale, per la posizione anche che occupa su una piazza splendida, e la rende ancora più bella anche così questo edificio, anche dopo l'ultimo restauro. Con l'augurio è che il sogno del parroco della cattedrale di Donaldo è quello di riaprirla per l'anno giubilare del 2025. Speriamo che si realizzi. L'altro sogno è che i famosi orti del Vescovo, che sono al palo, mi dicono, da 15 anni, ecco, inizino a camminare. Gli orti del Vescovo non sono un'operazione che favorisce un interesse di parte, pur nobile, quello della diocesi. Sono un'operazione, quando sono arrivato, ormai 8 anni fa, mi è stato detto appunto che la decisione di dar vita a questa operazione di recupero ambientale e sociale. Ecco, quel recupero ambientale di cui ho parlato, che contribuisce a dare bellezza alla nostra città, di cui ha parlato anche precedentemente il sindaco, ma anche sociale, di abitazioni che si fanno carico anche di persone che hanno problemi per quanto riguarda la loro casa. E mi auguro che anche qui chi ha un po' tiene le redini, ecco, con una certa solerzia e anche con un certo coraggio si riparta, ecco, anche per dare alla nostra città, anche su questo versante, una realtà bella di cui un numero sempre più grande di persone potrebbe beneficiare. Detto questo, il mio augurio di un anno sereno e di un buon anno, ecco, lo ripeto, lo rivolgo nuovamente a tutti voi e a questa
amministrazione comunale, al consiglio comunale, a tutte le persone che anche lavorano in questo luogo e che consentono a chi governa la città di poterlo fare nel migliore dei modi. Buon anno.